Erano delle enchiladas preparate con il sugo, quindi ho pensato che fossero di carne rossa. Cervo. Sicura? Sì, è quello. Forza, dite che carne è! Cervo, chef! No! Spero che le ragazze vadano in confusione. Non abbiamo mai vinto una sfida. Ti prego, fai che la loro prova sia un disastro. Vitello, chef! No! Coraggio! Riprovate, cosa potrebbe essere? Bufalo? No! Tranquille, non arrendetevi, ragazze! Manzo, chef! No! Forza, dai, una mossa, veloci! Piccione! No! Non importa, non mollate, ragazze! Quaglia! No! Si sono bloccate. Nedra e Jessica sembrano come me e Michael con le polpette. Assaggiatela di nuovo! Sentite l'odore, toccatela! Prendetevi tutto il tempo, assaporate con calma! 6 minuti! Non resta molto tempo, forza! Il conto alla rovescia continua e inizio a preoccuparmi. Quelle due devono capire in fretta che carne c'è nelle enchiladas. Coniglio, chef! No! Ma cos'è? Prova la capra! Il canguro? Proviamo. Ho visto la carne di canguro e ho pensato tutto è possibile, Ice Kitchen. Canguro! No! Coraggio, ragazze! Ah, pensavo fosse di canguro. Non mollate, fa per niente, dai! Ridere. Sveglia! Il vitello? L'abbiamo già detto. Il tempo sta per finire. Forza, datevi una mossa! In questo momento ho il vuoto. Non ho idea di che carne sia. Provate la capra! Coraggio, muovetevi! Qual è la proteina di questo piatto? La mia squadra mi ucciderà. Sto sudando 7 camicie. Spero che il prossimo tentativo sia quello buono. Anatra! Sì! E vai! Forza, le altre due! Nedra e Jessica hanno perso molto tempo, quindi io e Mary dobbiamo indovinare con al massimo un paio di tentativi. Oh, cavolo. Dai, potete farcela! Ho subito notato l'osso. Mi sembrava più grosso di quello del maiale, ma ho assaggiato la carne per sicurezza. Credo che sia vitello. Forza, ragazze! Così mi piacete! Sicure di Coraggio, voi! Coraggio, dai! Vitello, chef! È vitello? Sì! Ah, era giusto! Mary la macellaia ha azzeccato! Forza, ragazze! Potete farcela, veloci! Sì, ci proviamo! Siamo fregati. Manca un solo piatto. Magari faranno confusione con il pesce. Speriamo! Pesce gatto! Sì! Non sono preoccupata. Non ci sono tanti pesci tra cui scegliere. Pesce gatto! No! Forza! Proviamo il merluzzo! Mi piace quando si accende la luce rossa. Spero di continuare a vederla. Consumate tutti i minuti. Merluzzo! No! La trota! No, non è trota, ha un altro sapore. Dai. Alibut! Allora cos'è? Alibut, chef! No! Assaggiatelo ancora! Il tempo stringe, devono capire che cosa sia. Non tutto, basta che assaggiate il pesce. Fate con calma, signore! Andate a eliminazione, cos'altro rimane? Pensateci bene, non correte! Non arrendetevi, fate in fretta! Sarà la tilapia! Ci sono, sicura? Trovato! Forza, ragazze, ditemi il nome! È pesce spada, chef! Sì! Un'altra sfida vinta. Li abbiamo stracciati. Non so che cavolo stiano combinando i ragazzi. Se fossi un uomo a quest'ora avrei pensato a un cambiamento di sesso. Ragazze, complimenti! Grazie, chef! Spero che siate pronte per qualcosa di assolutamente spettacolare. State per trascorrere una splendida giornata al sole in una favolosa casa sulla spiaggia di Malibu. Andiamo a Malibu! Abbiamo affittato una villa del valore di 15 milioni di dollari. Non ci credo. E sulla spiaggia incontrerete anche 2 ospiti speciali. Muovetevi, le vostre auto decappottabili vi stanno aspettando. Forza, partite! Andiamo a Malibu! Grazie, chef! Ragazzi, è fantastico! Non vedo l'ora! Non vi hanno solo battuti, vi hanno stracciati. Vi aspetta una giornata di lavoro manuale davvero intenso. E credetemi, sarà dura. Mi viene da piangere. Dovrete fare il pane da zero. Inizierete trasportando in cucina i chicchi di grano che serviranno per la farina. Dopodiché li macinerete a mano per ottenere del pane assolutamente perfetto. Sono stanco di perdere e subire punizioni. In questo momento vorrei essere sulla spiaggia a spassarmela. Forza, ragazzi, non abbiamo tutto il giorno. Aiutami. Malibu! Ecco. Forza, facci datti passare. Una mossa. Togliti. Levati di mezzo. Ecco, bravo, ti grazie. Ho detto di muoverti. Che cavolo? Perché non se ne stanno un po' zitte? Malibu! Non le sopporto più quelle. Malibu! Ciao, ragazzi, divertitevi. Spero che le loro auto finiscano la benzina. Woo!
Io vado su quella bianca. Mi unisco alle mingherline. Ah! Stringetevi. Cavolo, non ci credo. Ho paura di schiacciarle, ma almeno saremo sicure che il vento non ci porterà via. Malibu! 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 Vedete pestello e mortaio? Posate il grano lì sopra e iniziate a macinarlo per trasformarlo in farina. Sfruttiamo bene il peso della pietra. Mi sento un cavernicolo. Raymond, il pane si faceva così sì. Quando eri piccolo. Mi sono già stancato. Che lavoro del cavolo, è terribile. Vorrei essere sulla spiaggia di Malibu. Il mare! Yeah! A bordo di un'auto del genere tutti si giravano a guardarci. La gente che vedeva tante ragazze in macchine decapottabili strombazzava di continuo. Siamo a Malibu! Non ci credo! Guardate che meraviglia! Cavolo, non credo ai miei occhi. Questa villa è gigantesca. Non ho mai visto niente del genere. È incredibile! Bello, guardate che vista! È un posto fuori dal normale. Sul terrazzo c'è la piscina e vedi direttamente l'oceano. Pazzesco! Che meraviglia! Brindiamo a un'altra vittoria! Mentre le donne festeggiano il successo, gli uomini affrontano l'ennesima punizione. Ho appena imparato come si fa il pane da zero. È uno schifo di lavoro. Avevo già preparato il pane in casa, ma mai in questo modo. Dobbiamo macinare tutto a mano. Non ho mai faticato così tanto in tutta la mia vita. Non sprecherò mai più il pane. Cavolo, sono troppo vecchio per queste cose. Non ne posso più. Mentre gli uomini preparano il pane, le donne sono pronte a farsi cuocere sotto il sole. Guardate chi arriva! Ma ricevono la visita di due ospiti d'eccezione. Non ci credo! Ciao! Ciao, ragazzi! Come state? Sono Lurd. E io Gabi. Sono sbucati fuori Lurd Hamilton e Gabriel Rhys. Sono il re e la regina della spiaggia. È una grande emozione. Chef Ramsay ci ha chiesto di venire per congratularci con voi per la vittoria, ma anche per mostrarvi come muovervi con un remo sulla tavola da surf. Chi vuole venire in mare con me? Facciamo un po' di sport? Vengo io. Mi tolgo la maglia. Ehi, aspettate un attimo, ti prego. Vieni a salvarmi, sto per affogare. Mi sento come in Baywatch. Vai così, Jessica! Brava! Guardate, se la cava bene! Che bello! Usare il remo è facile finché non cerchi di alzarti in piedi sulla tavola. Non cadere, Susan! Mantieni l'equilibrio! Aiuto! Prendi velocità! Vai, Cindy! Puoi farcela! Sì, coraggio! Cindy era la più divertente. Non riusciva a stare in ginocchio e neanche in piedi. Continuava a cadere. Sembrava proprio un bambino. È davvero ti divertente. Ti fa sentire viva? Sì! Via, ci sono! Farina del cavolo. Ehi, tutto ok, amico? Stai bene? Jeremy? Serve un dottore, sto male. Te lo chiamo, qualcuno sa dov'è il dottore? Ho sentito... E ho visto Jeremy accasciarsi a terra, non so che cosa stia succedendo. Da questa parte, vieni. Tranquillo, sta arrivando. Ehi, Jeremy, bevi dell'acqua. Il dottore è qui. Che succede? D'improvviso ho sentito caldo e mi girava tutto. Ho anche mal di testa. Tieni, siediti. Non ti era mai capitato? Tempo fa ho avuto un ictus. D'accordo. Inizio a sentire la testa pesante. Mi sento uno schifo, perché sono stato tra i peggiori nella sfida e quindi siamo qui per colpa mia. Se Jeremy dovesse avere qualcosa di grave adesso, non me lo perdonerei. È alta? Cavolo. Andiamo al pronto soccorso. Jeremy, ti senti bene? Ho paura che possa trattarsi di qualcosa di brutto. In questo momento corro il rischio di uscire dalla competizione. Ci tengo a vincere, ma non voglio morire. Spero che stia bene. Sì, lo spero anch'io. Oh, cavolo, preparatevi perché le ragazze non sono le tornate.
Come va? Ciao! Forza, fateci un sorriso! Yeah! Continuate a lavorare! Beate loro! Eccomi di nuovo tra voi! Bentornato, amico! Grazie! Ehi, ciao! Scusi l'inconveniente. Figurati. Come ti senti ora? Allora, qual era il problema? Non avevo mangiato. Come? Non aveva mangiato. Il dottore mi ha detto così. Devo mangiare di più. Posso essere d'aiuto? Non ce n'è bisogno. Sì, siamo a posto. Tranquillo, vai a riposarti. Scusate, figurati. Ragazzi. Vai, non ti preoccupare. Sdraiati. Deve mangiare di più. Forse serve un secondo parere. Che ridere. Ehi. Ciao. Hai finito? No, sono appena tornato dall'ospedale. Che è successo? Non avevo mangiato. Cosa?